Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Un clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Mare Rosso, la casa dei Reds. Questa è la fortezza. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Oggi, Fabio, ho gli occhi puntati su Alvaro Morata, quello che potrebbe essere il futuro protagonista dell'attacco spagnolo. Una prima punta mobilissima, che sa tenere il pallone, ma soprattutto si muove in maniera intelligente sul fronte offensivo. Si dimostra sempre cinico sotto porta, veramente un attaccante completo. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicarlo. Lemar prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Morata. Felipe cerca un compagno. Morata scatta verso il pallone. Lemar cerca spazio, intercetta il passaggio, pericolo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Virgil van Dijk ha fatto buona parte. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Correa. Ottimo il fraseggio. Non è l'assenza di tiri in porta a minare lo spettacolo di questa gara, ma la mancanza di energia da parte delle squadre. Lancio lungo del portiere. Stefan Savic sproglia la situazione, la mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Hanno già riconquistato palla. Qui può partire il contropiede. Prova il filtrante. Morata scatta verso il pallone. Se ne va. Juanfran prova la giocata nello spazio. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Mané fa avanzare l'azione sulla fascia. Robertson la gioca bassa, pericolo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Virgil van Dijk prova il filtrante. Roberto Firmino allontana il pallone. Il Liverpool si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Prime fasi della ripresa già in corso. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. E passa! Passaggio sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Juanfran può crossare in area.
Non poteva fare molto altro. Saúl allarga il gioco sulle fasce. Cerca spazio. Juanfran la mette dentro il rasoterra. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Salah. Opportunità di ripartire. Saúl. Il Liverpool riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Ha la possibilità di andare verso la porta. La difesa riesce a spezzare l'azione. Il Liverpool riprende subito il possesso della sfera. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Vuole la profondità. Prova Salah. Cerca un compagno. Colpisce il pallone. La mette in rete. È un gol che mette una forte ipoteca sulla gara. C'è poco tempo. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Il risultato si sblocca, 1-0. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Vuole la profondità. Morata riceve in posizione interessante. Lemar, palla tagliata bassa. Guardalini alza la bandierina. L'idea era buona, si è mosso troppo in anticipo però. Il portiere la calcia lontano. Lemar, palla riconquistata immediatamente, la mette in avanti. Mané prova il filtrante sulla fascia, è libero, si libera la grande, ecco che partito fuori di poco. Sfortunati qui, ci è andato molto molto vicino. Un'ottima conclusione. Koke prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una gara vincente, la vittoria poteva andare da una parte o dall'altra, l'ha decisa un solo gol. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo